tutte le situazioni così le abbiamo risolte. E cose niente, e cose niente. Non teniamo che mangiare. E cose niente. Ci manca il necessario. E cose niente. O padrone mora e io perdo posto. Ma boia, Andre, e cose niente, e cose niente. Ci negano il diritto alla vita. E cose niente. Ci tolgono l'aria. Babbo, che vuoi fare? E cose niente. Sempre cose niente. Quanto sei bella. Quanto eri bella. E guarda a me. Guarda che sto diventata. A furia di dicere cose niente, siamo diventate due cose niente. Io e te. Chi ruba lavoro è come se rubasse denaro. Ma se onestamente non si può vivere, chiamo Ricci. E cose niente. Ci aspettando. Ma voi, Andre, e cose niente, Ricci. E non piangere, mo piangi. E cose niente. E se gli esci a cira coccoruna, e cose niente. E se impazzisco, mo portano manicomi, la gente ti domanda, ma scusate, ma vostro marito, ma perché è impazzito? Tu devi rispondere così, o niente. E cose niente. E niente. Buongiorno, benvenuti a Giù al Nord. Benvenuti già al Nord, benvenuti agli ospiti in sala, quelli che arriveranno nel frattempo che cominciamo, e soprattutto benvenuti anche a chi ci sta seguendo da casa, grazie alla chat che con cui potrà interagire. Giù al Nord è un bar camp promosso da Caffè News, un magazine online nato nel 2005 di cui sono direttore. Non mi sono presentato, sono Paolo Esposito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono Martina Castigliani. Con me Martina Castigliani, che viene da Parigi. Da Reggio Emilia, però è parigina d'adozione ed è qui a Napoli per la prima volta. E alla postazione web apriamo Chiara Coppola. E innanzitutto facciamo subito i ringraziamenti. Ringraziamo l'Istituto per gli Studi Filosofici che ci ha permesso di essere qui, ci ha dato chiavi in mano dell'istituto fidandosi ciecamente. E poi tutti coloro che ci hanno supportato. Ringraziamo il Comune di Napoli, la Sostampa Campania, ringraziamo Radio Radicale che sta registrando in audio l'intero evento. Ringraziamo soprattutto gli amici di Napoli Urban Blog che ci stanno sostenendo per la diretta video audio online. Ringraziamo la Nuova Cucina Organizzata che con il proprio stand qui all'esterno. Ringraziamo anche con Fabi Giovani Campania e credo di non aver dimenticato nessuno. Io ci terrei a ringraziare anche la redazione di Caffè News che pur essendo una cosa tutta virtuale riesce ad andare avanti e anche a organizzare delle cose, quindi Chiara Coppola, Marina Bisogno, Rossella Nocca, Pierpaolo Filomeno che è all'entrata e quello che vi ha preso tutte le firme. E poi vabbè, ci sono tantissimi altri ragazzi anche in giro per certo, il mondo sì. E anche per l'Italia che ci staranno seguendo in questo momento. Perché Giù al Nord a Napoli, non a Milano o a Roma? Cosa ne pensi? Perché Giù al Nord a Napoli? Perché credo che si fanno tante iniziative per parlare di politica e si fanno tutte al nord, non si sa perché, sono tutte a Milano, in bei posti, sul lago di Garda e non si fa mai a Napoli e io penso forse anche ora che cominciamo a guardare le cose un po' dal sotto verso il su e secondo me rotolando verso sud dovrebbe essere la nostra prospettiva di vita per tutto, per cambiare tutto e non guardiamo più le cose dal su al giù ma noi le guardiamo dal basso, che siamo tutti qua in basso. E cominciamo un po' a vedere come funziona. Giù al nord perché il sud diventa anche motivo di rilancio per l'intera Italia, per l'intero paese, che il Mediterraneo sia comunque volano e veicolo per lanciare l'economia dell'intero paese. Giù al nord perché non è che il giù dipende dal nord o perché il giù è qualcosa di diverso dal nord, ma perché giù e il nord sono insieme uniti e se qui abbiamo ragazzi che vengono anche da fuori o che ci stanno seguendo da fuori significa che è un problema comune. Perché abbiamo deciso di trattare queste quattro tematiche di fondo? Giovani, mezzogiorno, precariato, futuro. Perché innanzitutto questi sono il filo conduttore del magazine Caffè News. È un magazine che richiama un po' un caffè letterario, quello di Pietro Verri, è un caffè nato nel 2005 che ha la possibilità col tempo di creare un luogo di discussione virtuale, ma che nel corso di questi 6 anni, dal 2005 ad oggi, ma soprattutto grazie ad eventi come questo, può far sì che si concretizzino tutte le discussioni che abbiamo iniziato in rete. Prima, quando ho cominciato, ho letto un brano, o meglio un monologo di Edoardo De Filippo, e cose niente. E cose niente perché a Napoli così si fa, cioè è sempre tutto cosa di niente. Questo brano, tra l'altro, fu scritto dalla moglie di Edoardo De Filippo, Isabella Quarantotti,
e si cerca sempre, insomma, di sminuire tutti i problemi del nostro paese, soprattutto i problemi dei giovani, perché così deve andare, così devono andare le cose. Invece occasioni come questa vogliono essere proprio un modo per rilanciare il dibattito su tematiche che stanno a noi a cuore. Io vorrei dire che credo che la nostra sia un po' una rivoluzione, e la nostra rivoluzione è una rivoluzione del pubblico. Io la chiamo sempre la rivoluzione della panchina, la panchina quella che sta nei parchi, quella che sta nelle piazze. Voi che siete venuti qua oggi è riprenderci il nostro spazio pubblico, voi che stamattina alle 9 o anche molto prima vi siete allacciati le scarpe per venire qui il sabato mattina a parlare di problemi dell'Italia. Credo che questa sia una rivoluzione. Io mi inchino davanti a voi che avete fatto questo per noi, perché credo che sia molto importante. È il segno che non è che tutto ci passa sopra, noi abbiamo voglia di fare delle cose senza nessun secondo fine, perché non siamo organizzazioni politiche, non abbiamo lavoro da darvi, non abbiamo noi un lavoro. Appunto, specifichiamo questo: questa giornata non vuole essere un ufficio di collocamento, quindi insomma lavoro non abbiamo, però qualche proposta di lavoro potremmo farla. Ad esempio, non so se tu ne hai qualcuna, io ne leggo una qui. C'è una società che cerca giovani stagisti per attività di ausiliario nel settore medico, ovvero risorse da formare nella menzione di portantino di Barelli in ospedale. Questo è uno stage per portantino di però Barelli. Però non retribuito, perché prima ovviamente bisogna imparare a portare le barelle. Non parliamo di soldi, soprattutto nel nostro paese. E ne leggeremo come questo anche molti altri, ovviamente teniamo a specificare che li abbiamo presi dalla rete e grazie al supporto del manifesto dello stagista che ci ha dato questa opportunità. Che fa questo lavoro in rete di raccogliere tutte le offerte più incredibili degli stage alle quali ci stiamo abituando, tutti noi ci abituiamo e non ci scandalizziamo neanche più. Però in realtà forse vedere stage di questo genere dovremmo ricominciare a scandalizzarci, perché se gli stage non pagati e a condizioni inumane esistono è perché noi li accettiamo. Quindi credo, so che è molto dura perché siamo i primi a accettarle, però dipende solo da noi, perché se non c'è l'acquirente loro non li offrono più. All'ingresso c'è uno scatolone, spieghiamo. Sì, allora, prima di tutto vorrei semplicemente parlarvi un po' delle regole, due cose velocissime. Allora, Chiara Coppola, che vedete dietro di noi, è il notaio della giornata, perché noi non vogliamo stare qui a parlare, anzi noi stiamo già parlando anche troppo, però vogliamo parlare con voi e vogliamo fare uno scambio molto attivo, veloce, per cui ogni sezione noi chiameremo, abbiamo tre sezioni, come probabilmente avete visto sul programma: la Repubblica degli Stagisti, Bimbo a Bordo, Rotolando verso Sud, e per ogni di queste tre sezioni avremo alcuni ospiti che chiameremo a parlare per cominciare il dibattito, ma poi a parlare chiederemo a voi di dare il vostro contributo, e ognuno ha 5 minuti per parlare, al che Chiara batterà su una tazzina di caffè da tipicamente Caffè News per segnalare i minuti del fine, diciamo, di ogni intervento, la fine di ogni intervento. La fine di ogni sezione. E soprattutto, quando vi chiederemo di fare le domande, a ogni domanda ci sarà una risposta lampo di un minuto, così che anche gli ospiti possono essere concreti. E proprio su questa cosa della concretezza vi chiediamo due cose: la prima è di non farvi pubblicità, cioè sappiamo chiunque qui è perché ha un progetto bellissimo, o l'abbiamo chiamato noi, o è venuto lui per presentarlo, però non deve essere una pubblicità, uno sponsor, deve essere che voi ci spiegate perché questo può risolvere il problema. Vogliamo proposte, idee, appunto, non vogliamo che qui vengano persone a dire io ho fatto, io faccio, io farò, ma io propongo, io ho questa idea, oppure sulla scorta di quello che ha fatto in passato propone idee per il futuro. In sala ci sono e ci saranno anche politici, ci sono esponenti della società civile. Ringrazio soprattutto Don Agnello Manganiello, che è qui in calcio d'angolo, perché a breve avrà un matrimonio e lo chiameremo a momenti. E proprio per questa base delle idee concrete, alla fine del Barcamp scriveremo un manifesto dove raccoglieremo tutti gli aspetti più concreti di questa mattinata, quello che è venuto fuori da voi, perché ne venga fuori qualcosa di concreto. E ultimissima cosa, come avete visto all'ingresso c'è questa scatola che si chiama Fallo per me, sembra una cosa dalla Melevisione, come dice Paolo, ma in realtà è una cosa molto semplice, è il nostro messaggio per dirvi non siamo qua solamente a parlare, noi crediamo che le cose si possano cambiare con delle piccolissime azioni quotidiane, ad esempio dire no a uno stage non pagato, ad esempio chiedere lo scontrino alla cassa, che non lo facciamo, e semplicemente ho pagato il caffè, mi dai lo scontrino, o chiudere l'acqua mentre ti lavi i denti, o una più inversione, diciamo, napoletana, non pagare la raccolta differenziata, sì, tutte queste piccole cose. Allora voi lo scrivete in un fogliettino, lo mettete nella scatola e alla fine della giornata, quando uscite, riprendete un bigliettino e quella sarà l'azione che il vostro vicino vi chiede di fare. Se avete voglia, noi è un gioco che ci piaceva fare perché
crediamo in queste cose. Ma cominciamo subito, diciamo, con la prima sezione, che è quella della Repubblica degli Saggisti. La prima sezione sarà dedicata al rapporto tra Italia ed estero, in particolare tra chi ha deciso di studiare o comunque di lavorare in Italia e chi ha deciso di andare all'estero. Questa prima sezione la introdurremo con un dialogo a due voci, letto da me e Martina, col sottofondo musicale di Mimmo De Maio, che ringraziamo tanto per la sua partecipazione, e dopo sarà ancora più dei nostri concretizzandosi con il suo intervento. E racconteremo la storia di un ragazzo che ha deciso di restare in Italia, e una ragazza che, nella fattispecie, anche nella realtà, è Martina, che ha deciso di andare a studiare all'estero. Siamo pronti? Andiamo. Cominciamo. Maestro, musica. Io mi chiamo Pietro, ho 25 anni e mi sono laureato un anno fa con il massimo dei voti. Dopo 5 anni di studio e qualche lavoretto per riempire il curriculum, il massimo dell'offerta è uno stage non retribuito. All'estero non ci vado, no, non ci voglio andare. Vacci pure tu a fare il cervello in fuga. Ste cose non fanno per me. Il mio stato dovrebbe offrirmi lavoro senza costringermi a fuggire. Ciao, sono Stefania, ho 23 anni e una laurea all'estero. Io la cervella in fuga mica la volevo fare, non so nemmeno se sono poi così cervella. So solo che all'università pubblica straniera non pago tasse e che mio padre, quando l'ha scoperto, ha cominciato a prepararmi le valigie. Adesso l'università aiuta a cercarmi lavoro, qualcosa che c'entri con quello che ho studiato, se no dicono che cosa avrei studiato a fare. Io, per frequentare l'università, ho fatto spendere alla mia famiglia, tra l'altro residente in sala, più di 3.000 euro e 2.000 euro di tasse all'anno. E che mi tocca sentire? Che in giro ci sono troppi laureati. Almeno potevano dirlo prima. Non vi pare che sia un'ingiustizia che abbia un lavoro questa, che se ne è in giro per il mondo a fare la bella con i soldi di papà? Mia mamma, quando mi vede su Skype, piange sempre. Non fa che chiedermi, ma che ti cucini stasera? Manca una pasta asciutta sapevi farti, figurati mo che stai sola. È fatta così lei, non avrebbe mai voluto che partissi. La mamma però non dice mai torna a casa, perché un giorno ha detto voglio che tu abbia un futuro dignitoso e sa che il prezzo da pagare per tornare è troppo alto. Io invece per ora non andrò lontano. All'ultimo colloquio sapete cosa mi hanno proposto? Uno stage non retribuito. Si rincresce, però sarà una grande esperienza umana e poi chissà, tutto dipenderà da lei, da cosa ci dimostra, così hanno detto. Ho cominciato uno stage in un giornale e all'inizio mi danno solo lo stipendio minimo richiesto dallo Stato. Ieri la mia collega, di poco più grande di me e con un contratto a tempo indeterminato, si è licenziata perché 1.500 euro al mese sono pochi per una professionista e nessuno l'ha contestata. Io ho pensato alla mia gavetta in Italia a 2 euro lordi al pezzo e mi è venuto da piangere. Ebbene sì, io vivo ancora con mio padre e mia madre. A forza di stage non retribuiti, temo ci resterò ancora a lungo. E per un bel pezzo ancora me lo scordo di portarmi a casa le ragazze. Mica come quella lì che tira a campare con i soldi del pavino. Ogni mese sul mio conto ricevo un bonifico direttamente dal signor capo dello Stato. La prima volta che l'ho visto mi sono spaventata, ma che è, si sono sbagliati per forza. Poi mi hanno spiegato che lo Stato qui all'estero aiuta i giovani che escono di casa pagandogli una parte dell'affitto, cose dell'altro mondo. Napolitano invece questi regali non me li fa. E i ministri ci accusano pure di essere dei bamboccioni scansafatiche. Ho inviato CV in tutta Italia. Avrò ricevuto massimo 5 risposte. Ma a Milano, con 600 euro di rimborso spese, come mi mantengo? Sapete, mio padre è in cassa integrazione. L'Italia è proprio un bel paese. Dopo lo stage che mi ha trovato l'università, mi hanno contattato alcune organizzazioni. Ora devo prendere una decisione per vedere dove mi pagano meglio e con quali prospettive. Voglio un contratto a tempo indeterminato, così posso cominciare a fare un po' di progetti. Tempo indeterminato. Ve la ricordate questa parola? Io qui posso ancora pronunciarla senza che mi ridano in faccia. Indeterminato, dice. Mi sa che di indeterminato c'è solo il tempo che trascorrerò come stagista. E io pago, mica lo Stato. Parcheggio, libri, biglietti del cinema, del teatro. Troppe spese e nessuna entrata. Mi sa che dovrò fare a meno di qualche libro e di qualche film. Il venerdì cena a casa di Luca, passa rigorosamente col tonno e poi le birre sapete dove le compriamo, dal pakistano sotto casa. Anche un euro fa la differenza. È proprio vero che di stage non si campa. Quasi quasi mi dispiace non essere più studente. Qui basta dire studio, studente, vado a scuola e si aprono tutte le scuole. Sconti, aiuti, tessere gratis. Gli dici che studi e loro ti stimano. Pensano che hai un valore e che un giorno potrai aiutarli, cose dell'altro mondo. Proprio cose dell'altro mondo, dice bene la francesina. Qua che sei cassa integrato, disoccupato, precario, professionista o ladro, non cambia nulla.
Signori, sapete che vi dico? Quasi quasi parto anch'io. La Francesina fa la regina, mica sono scemo io. Grazie. Ringraziamo per il test Martina Castigliani e Marina Bisogno presente in sala. Ovviamente era, grazie anche a Mimmo De Maio per il contributo musicale, ovviamente era un racconto, un dialogo immaginato, ma che adesso vogliamo in qualche modo personificare.